La situazione dei giudici di pace e dei loro uffici ad Ivrea sta diventando davvero drammatica. Voi oggi avete indetto un'assemblea aperta per denunciare questa situazione. La situazione è già drammatica, lo diventerà decisamente di più nei prossimi mesi. Due numeri per capirci: l'accorpamento dei giudici di pace sull'ufficio di Ivrea porterà da un giudice a sette giudici, da un numero di procedimenti che oggi sono circa 900 più di 4.000, secondo ufficio del giudice di pace del Piemonte dopo Torino. Il problema è che i dipendenti, gli amministrativi, quindi i cancellieri, tutti i dipendenti che sono funzionali alle udienze, rimangono quelli di prima, cioè 6 su una pianta organica che dovrebbe diventare di 20 persone. E questo nella totale indifferenza da parte del Ministero, che non ha assolutamente pensato che cosa stava succedendo e continua a non pensare che cosa potrà succedere da domani praticamente. Quali possono essere le soluzioni? Le soluzioni sono intanto di rivedere la pianta organica, perché la pianta organica attuale continua a essere quella vecchia di 6 persone, non è stata rivista. Quindi faccio un esempio: ci sono qui dei dipendenti comandati dagli enti locali, dai comuni di zona, che danno una mano all'ufficio del giudice di pace, i quali dovranno tornare indietro, perché non essendo rivista la pianta organica non possono rimanere. Quindi questo è il primo provvedimento fondamentale. Secondo provvedimento, chiaramente, una volta rivista la pianta organica, perché senza questo passaggio non si può fare arrivare nessuno, anche volendo, è trovare le persone. Trovare le persone significa assumere. È inutile che continuiamo a raccontarci che la pubblica amministrazione di questo paese può andare avanti continuando a perdere dipendenti, perché i risultati sono questi. Quindi si deve assumere e far entrare persone, possibilmente giovani. Forse sarebbe il caso di farli entrare nell'amministrazione della giustizia. Una situazione difficile, quella degli uffici dei giudici di pace di Ivrea, che però può ancora paradossalmente peggiorare. Può peggiorare perché il carico di lavoro che è stato che si determinerà dall'accorpamento delle sedi decentrati sul Tribunale di Ivrea porterà le pratiche, questi sono dati statistici che ci sono stati forniti dagli stessi uffici, le pratiche da 900 a circa 4.000. A invarianza di personale, quindi con 6 persone. Noi ci chiediamo una riforma di tale portata come abbia potuto essere sottovalutata in modo così devastante da parte delle autorità del Ministero della Giustizia. E adesso che cosa si può fare? Adesso si può e si deve fare, ed è per questo che noi abbiamo voluto questa assemblea aperta, riunendo non solo le organizzazioni sindacali e i lavoratori rappresentati, ma anche le forze civili del territorio, fare pressioni all'amministrazione della giustizia affinché si riapra un tavolo per porre al centro dell'attenzione la riforma degli uffici giudiziari prima e in questo caso soprattutto degli uffici del giudice di pace, perché altrimenti senza aprire questo tavolo si andrà sicuramente a un collasso di quegli uffici. Questa è la situazione denunciata oggi, il problema grosso è legato al personale amministrativo. Io sono fiducioso che in qualche maniera anche il Ministero voglia affrontare questo tema per evitare appunto il blocco dei procedimenti che arrivano al giudice di pace. Paradossalmente ci siamo resi conto, dopo esserci concentrati soprattutto sul problema del salvataggio del Tribunale di Ivrea, che non avevamo considerato in modo adeguato la situazione dei giudici di pace. L'ufficio del giudice di pace, come sapete, era concentrato su un territorio limitato perché vi erano altri uffici del giudice di pace, cito per esempio Strambino, Rivarolo, Chivasso, Lanzo, che avrebbero potuto essere conservati solamente con un intervento da parte dei comuni che ospitavano questi uffici, intervento che fosse di natura finanziaria, cioè si volessero assumere i costi della sopravvivenza di questi uffici. Purtroppo nessuno di questi comuni ha aderito a questa possibilità e cosicché tutti gli uffici cosiddetti territorialmente decentrati, tipo Quarnier, Strambino, ricito Chivasso, Cirié, Lanzo, eccetera, sono necessariamente dovuti per legge essere confluiti, concentrati su Ivrea. Ed ecco che Ivrea diventa, sia per il Tribunale che per
le competenze del giudice di pace, un ufficio unico con un grande bacino di utenti, un grande territorio geografico, ma purtroppo il personale che dovrà attendere al servizio di questa utenza è rimasto numericamente quello originario, cioè quello solamente dell'ufficio di Ivrea. E voi capite che a questo punto la criticità è dietro l'angolo, perché quotidianamente arrivano domande di giustizia di competenza degli uffici di giudice di pace. E allora quali soluzioni? Le soluzioni sono quelle di rivolgersi al Ministero, perché non può lasciare un territorio e gli utenti di questo territorio in questa criticità. Deve rimpolpare gli organici, deve immaginare delle soluzioni di mobilità del personale tra amministrazioni pubbliche, magari anche non compatibili, ma che numericamente possano coprire un organico in qualche modo sufficiente. E quindi noi ci attendiamo questo e lavoreremo per questo. Gli avvocati di Ivrea non intendono contrapporsi al personale, comprendendo il loro disagio, la loro insufficienza e comunque la buona volontà che quotidianamente viene manifestata, e quindi sarà al loro fianco in questa battaglia.